Cordiale ben ritrovati ai telespettatori per questa prima edizione del telegiornale di TV6. Apriamo parlando degli aumenti relativi ai pedaggi. Sabato ci sarà una nuova manifestazione ai caselli autostradali della A24 e della A25. Sindaci e cittadini di Lazio e Abruzzo protestano contro l'aumento dei pedaggi previsto nella bozza del PEF. Su questo tema si è espressa anche l'UNCEM, mentre ieri è intervenuto alla Camera l'onorevole Lollobrigida dicendo: se il ministro Giovannini non è in grado di risolvere il problema, allora si dimetta. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. I cittadini fanno bene a scendere in strada e a bloccare i caselli autostradali. A dirlo è Marco Bussone, presidente nazionale dell'UNCEM, l'Unione dei Comuni e degli Enti Montani. Sindaci e abitanti dei 112 comuni, che tra Lazio e Abruzzo sono attraversati dalle A24 e A25, torneranno a manifestare sabato mattina. Dalle 10 alle 12 ci saranno presidi ai caselli e svincoli Castelmadama, Vicovaro Mandela, Carsoli, Magliano De Marsi, Celano Aielli, Pescina, Cocullo, Sulmona Pratola Peligna, Colledara San Gabriele, Torni in Parte e Valle del Salto, con il comitato che da 4 anni opera per dire no all'aumento. Il 7 maggio invece la protesta si sposterà a Roma con un presidio davanti al Ministero dei Trasporti. Nella bozza del piano economico finanziario, atteso da quasi 10 anni, presentata dal commissario Fiorentino, nominato ad hoc dal Consiglio di Stato, è previsto un aumento dei pedaggi di circa il 16% all'anno. Entro il 2030, viaggiare sulle infrastrutture gestite dal gruppo Toto costerà il 375% in più, per un prezzo di oltre 2 euro per ogni chilometro percorso. Una mazzata per chi usufruirà dell'unica efficace infrastruttura che collega l'Abruzzo alla capitale. Le lettere a Draghi, ai ministri e ai parlamentari esigono risposte, ha detto Bussone. Chigi non si volti verso Roma, ma guardi all'Abruzzo. E ieri pomeriggio a Montecitorio è intervenuto alla Camera il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lollobrigida. Gli aumenti sono deliranti, ha dichiarato l'onorevole. Due autostrade, l'A24 e l'A25, uniche strade di collegamento veloce con l'Abruzzo e un pezzo del Lazio, sono oggi in condizioni di non veder possibile investire su quelle tratte e in più vedere i cittadini di quelle aree gravate dal rischio di aumenti deliranti in termini percentuali in una fase normale, ma in una condizione economica nella quale si trova l'intera Europa, l'intero mondo, l'intera Italia, ma in particolare quelle aree della nazione, sono davvero insostenibili. Lollobrigida in Parlamento ha definito completamente inadempiente il ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini, invitandolo a recarsi a riferire in aula. Se il ministro non è in grado di risolvere il problema, allora si dimetta, ha tuonato il meloniano. E voltiamo pagina. I numeri del bollettino emanato dalla regione ieri relativi al Covid lasciano purtroppo l'amaro in bocca. All'indomani infatti delle festività pasquali, i nuovi tracciamenti parlano di un'impennata dei casi in Abruzzo. Sentiamo. 3.746 sono i nuovi positivi al Covid-19 in Abruzzo. Questo dato di ieri è il dato più alto dal mese di febbraio. Complici i giorni di festa durante i quali è stato sospeso il tracciamento e complice anche l'allentamento delle misure di contenimento del virus, la crescita dei positivi al Covid in Abruzzo è la più alta in Italia. Il bollettino regionale di ieri parla di una vera e propria impennata. Il numero degli attualmente positivi è salito a quota 49.393, un dato che preoccupa e che impone ancora grande prudenza. I contagi sono talmente elevati che è difficile ormai tracciarli tutti. A circolare sono sempre Omicron 1 e Omicron 2, le varianti estremamente trasmissibili. Coprono ormai l'82% del territorio, mentre non sono tracciate per il momento le altre varianti come Omicron 3, XE e XJ. Stando ai dati di ieri, l'Abruzzo ha di nuovo il ruolo di regione in cui il virus si sta diffondendo di più in questa fase dell'anno. L'incidenza settimanale dei casi ogni 100.000 abitanti è salita a 1.010 casi. Al secondo posto c'è l'Umbria con 798 casi, mentre la media italiana è di 5
1596. Per ora il chietino è al secondo posto in Italia come incidenza a quota 1134 casi. E voltiamo pagina, ricorderete tutti il tragico incidente, anzi come avvenne la morte del giudice Falcone. Ebbene, è arrivata a Teramo la teca contenente proprio ciò che resta dell'auto del giudice che fu ucciso, lo ricordiamo, insieme alla sua scorta 30 anni fa a Capaci. Le lamiere della Quarto Savona 15 resteranno esposte oggi in Piazza Martiri per un momento di riflessione collettiva. Sentiamo Tania Bonici Castelli. In occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci di Via D'Amelio, torna in esposizione a Teramo, nella sua drammaticità, la teca contenente i resti della Fiat Croma, conosciuta come Quarto Savona 15, l'auto di scorta di Giovanni Falcone, fatta esplodere in Sicilia nel 1992. È un groviglio di macerie, visibile a tutti in Piazza Martiri, quello che resta della vettura del magistrato ucciso dalla mafia e dentro la quale morirono dilaniati i tre agenti Antonio Montini, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Quarto Savona 15 rappresenta il simbolo della crudeltà mafiosa, ma anche quello della denuncia civica. L'evento, sostenuto dal Comune di Teramo, rientra nel quadro delle cerimonie del Premio Nazionale Borsellino, realizzate in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo e la Polizia di Stato. Per l'occasione presenti in città alcuni testimoni di legalità, tra i quali Tina Montinaro, moglie di Antonio, caposcorta del giudice Falcone, assassinato insieme a lui. È stata proprio lei a recuperare i resti dell'auto, custoditi per anni nei depositi della Questura di Palermo, e a volerli esporre in ogni città italiana. Agli studenti intervenuti all'iniziativa, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, ricordando il trentennale degli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino e delle loro scorte, ha ribadito la necessità della lotta alla cultura mafiosa, che non deve essere circoscritta ad un territorio, ma deve essere fatta propria dall'intero paese. Grande la partecipazione emotiva dei giovani teramani. Sono rimasta, diciamo, sconvolta da, diciamo, i livelli di cattiveria e fino a che punto si possa spingere una persona per, diciamo, riuscire a zittire qualcuno che stava semplicemente combattendo per la giustizia. Lottare la mafia è molto importante perché appunto noi non dobbiamo arrenderci contro chi prova, diciamo, combattere e, diciamo, ricattare gli altri attraverso la paura e appunto intimorendo gli altri, ma bensì dobbiamo essere forti e dobbiamo opporci a questi bulli che comunque cercano di incutere timore per usare i deboli per arricchirsi ancora di più. È ovviamente importantissimo lottare contro la mafia, anche a costo di andare contro alla maggior parte delle persone, di essere chiamato pazzo come è successo a Falcone e Borsellino, ma anche a Peppino Impastato. E voltiamo pagina, numeri positivi per il turismo abruzzese a Pasqua in linea con il trend nazionale. Un buon segnale, come spiega il presidente della CNA Turismo Abruzzo, Claudio Di Dionisio. Paolo Renzetti. Turismo abruzzese sulla stessa lunghezza d'onda di quello nazionale, con buone aspettative dopo la settimana di Pasqua, anche per il weekend del 25 aprile e la festa del 1° maggio. Lo dice un'indagine condotta da CNA Turismo Nazionale tra i propri associati, che ha messo a fuoco le tendenze registrate nelle varie regioni d'Italia, tra cui l'Abruzzo. Numeri positivi anche per la nostra regione, come sottolinea il presidente regionale di CNA Turismo, Di Dionisio. Turismo abruzzese in grande spolvero. Così come testimoniato dall'indagine commissionata da CNA, in linea con i dati nazionali. Anche l'Abruzzo ha beneficiato di questi ponti, di queste feste, aprile e maggio, per ricevere tantissimi clienti anche dall'Europa, che hanno scelto di visitare la regione in funzione anche del fatto che ben si presta per essere scoperta con un turismo slow, con un turismo naturalistico, con un turismo legato ai parchi,
alle ai nostri borghi, alle nostre città d'arte e al turismo esperienziale. CNA Turismo Abruzzo ha investito tantissimo negli ultimi anni in questa voce, turismo esperienziale, il turismo legato alla bicicletta, ai cammini e alle esperienze che la nostra regione naturalmente può offrire. Siamo una regione vocata a questo tipo di ospitalità e nei prossimi anni sempre di più riceveremo i benefici di questa scelta, perché chiaramente l'Abruzzo è una regione da scoprire con questa tipologia di esperienze, proprio perché per come è ubicata e per come è il territorio, ben si presta per essere conosciuta in questa versione. E il commercio nel centro di Pescara è in grande sofferenza, come sostiene anche Confesercenti, che chiede all'amministrazione comunale di mettere in campo misure concrete per il settore. Sentiamo. Soffre il commercio nella post-pandemia e soffre anche a Pescara, soprattutto nel centro cittadino. Basta vedere le tante vetrine vuote e locali sfitti su Corso Vittorio Emanuele per capire come oggi nel capoluogo adriatico le attività commerciali siano in grande sofferenza. Il centro cittadino, sostengono le associazioni di categoria, non è più attrattivo come una volta. Per questo si chiede all'amministrazione comunale quel sostegno necessario anche in vista dell'estate. Purtroppo la crisi c'è, si sente tantissimo. La sentiamo da diversi anni, anche da prima del Covid. C'è il problema del caro affitti, c'è il problema dei parcheggi, ultimamente anche il pagamento dei parcheggi influisce tantissimo e poi veramente da questa crisi mondiale non se ne esce ancora. Mancava anche la guerra, e il rincaro della benzina, di tutto quello che può essere il gas di casa, la luce. Noi abbiamo subito le due settimane del rincaro della benzina con la città di Pescara vuota, il centro vuoto, ma tutta la città, quindi questa crisi coinvolge tutti ormai. È sempre un centro bellissimo, abbiamo appeal, abbiamo tanti bei negozi, tante belle vie, però anche il fatto della movida, tanta clientela si è spostata verso l'orario serale e notturno, e poi abbiamo il problema anche degli orari con gli esercenti di Piazza Muzzi. È una situazione che veramente coinvolge tutti e non troviamo un punto di svolta. Colloquiamo tutti i giorni con loro, e questa mattina leggevo sul giornale anche il programma degli eventi. C'è un dissesto monetario, però veramente si stanno attivando bene, perché avremo il Giro d'Italia, avremo anche dei concerti, avremo il Flaiano che durerà due settimane, ci sarà tanto impegno. Noi commercianti vogliamo essere coinvolti e loro ci stanno già contattando e noi saremo pronti al loro fianco. La CGIL di Teramo ottiene il 40% dei voti nelle elezioni 2022 delle RSU nelle scuole, un risultato storico che premia l'impegno del sindacato teramano nell'affrontare temi più attuali come il precariato degli organici scolastici e il rischio di perdere posti di lavoro a causa della drastica riduzione degli studenti. Dopo due anni di pandemia e la drastica riduzione di alunni, in particolare in provincia di Teramo, quasi 1000 in meno, il mondo della scuola è in subbuglio. I problemi da affrontare sono tanti, sacche di precariato storico non ancora stabilizzato, continue nomine annuali che fanno scadere la qualità dell'istruzione, possibilità di perdita di posti di lavoro. Temi che la CGIL teramana sta affrontando con convinzione proprio all'interno delle scuole. Un impegno che è stato premiato a Teramo con il 40% di voti nelle elezioni delle RSU 2022, un risultato storico per questo sindacato. Si dice sempre che bisogna intervenire e investire nel sistema pubblico di istruzione, perché attraverso questo investimento può crescere anche il territorio. Il punto è che poi dalle parole non si passa ai fatti, e quindi quando andiamo a vedere quali sono le risorse che si mettono a disposizione della scuola, paradossalmente troviamo meno risorse rispetto al passato. Quindi noi ci impegniamo con tutte le nostre forze, le nostre energie, perché appunto ci sia un sistema di istruzione anche qui nella provincia di Teramo che possa funzionare. Cosa temete? Beh,
temiamo che il tema dell'istruzione venga affrontato soltanto dal punto di vista numerico. Diminuisco il numero di alunni, quindi devono esserci meno organici. Così si impoverisce ulteriormente il territorio. Il paradosso è che il PNRR ha dato delle risorse all'Italia più degli altri paesi, appunto perché c'erano delle emergenze da affrontare. Ma se queste emergenze non le affrontiamo con uno spirito nuovo di investire laddove ci sono i problemi e quindi per cercare di affrontarle e di risolverle, certamente abbiamo una situazione negativa. Quindi noi dobbiamo fare in modo che il tema dell'istruzione diventa un tema che sia trasversale, che riguardi tutti e non soltanto noi come categoria di lavoratori della scuola. E dopo le polemiche di associazioni e centrosinistra sulla possibile cementificazione del verde lungo la strada Parco di Pescara, è arrivata la risposta dell'assessore del comune Gianni Santilli, che ribadisce nessuna pianta verrà toccata durante i lavori. C'è un limite anche alla dialettica e alla strumentalizzazione politica. Quel limite, nel caso degli allarmi continuamente sollevati a mezzo stampa sugli alberi della strada Parco, è stato superato perché si tratta di allarmi ingiustificati e infondati. È secca la replica del vice sindaco e assessore ai parchi e verde pubblico del comune di Pescara Gianni Santilli. È secca la replica del vice sindaco e assessore ai parchi e verde pubblico del comune di Pescara Gianni Santilli, che ha eseguito un sopralluogo assieme al responsabile comunale, l'agronomo Mario Caudullo, precisando pubblicamente che le 78 piante che secondo alcuni sarebbero state a rischio sono in perfetto ordine e in piena salute. La cementificazione, che dicono queste associazioni, è solo un pretesto. Praticamente non ci sarà cementificazione, sarà soltanto fatto il marciapiede dal lato mare, dove dobbiamo dare la possibilità alle carrozzine dei disabili di avere un percorso dedicato, niente di più. Assolutamente non verrà toccata nessuna pianta, lo ribadisco con forza. L'altro giorno sono stato con l'agronomo, il dottor Caudullo, a fare un sopralluogo proprio sul posto, perché avevamo avuto dei segnali da parte di qualcuno che non fossero belli. Non ero contento di questo e siamo andati col dottor Caudullo, che mi ha rassicurato in pieno sui lavori che si stanno facendo. Il verde della strada Parco rimarrà intatto, anzi verrà incrementato con delle siepi. Presentato questa mattina il 36esimo Galà internazionale di pattinaggio spettacolo. L'evento si svolgerà sabato 30 aprile. Sentiamo i dettagli nel servizio. Dopo lo stop forzato del 2021 torna Sport per la Vita. Sarà il Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi ancora una volta ad ospitare sabato 30 aprile lo spettacolo dei grandi campioni del mondo del pattinaggio a rotelle, per un galà da non perdere. Uno spettacolo che si fonda sui grandi valori dello sport e della condivisione, dove atleti di origini diverse si incontrano per donare bellezza e gioia. Ancora una volta non mancherà la solidarietà. Infatti il ricavato sarà devoluto per sostenere il centro regionale fibrosi cistica dello ospedale di Atri. Sono felicissima di riproporre Sport per la Vita, che è una manifestazione che abbiamo nel cuore, quindi da 36esima edizione e non potevamo mancare, e quindi abbiamo fatto di tutto per poterla portare avanti, quindi ci siamo, e sabato 30 aprile tutti al palazzetto ad emozionarci insieme. Il comune di Roseto, dopo il tennis e il basket, come sottolineato dal sindaco Mario Nunes, è ancora una volta capitale dello sport. Sport per la Vita, un evento importante, un evento storico, un evento che dà prestigio alla città e di uno sport che qualcuno considera uno sport di nicchia, ma vedendo le decine, le centinaia di atleti che si esibiranno quella sera, il 30 aprile, presso il nostro Palamaggetti, sarà forse, qualcuno dovrà rendersi conto che non è più uno sport di nicchia, uno sport che avvicina tante giovani, non solo ragazze ma anche ragazzi, è uno sport completo a livello agonistico, uno sport che unisce l'agonismo, l'atleticità all'arte, ecco, quest'arte che deve essere il bello che salverà il mondo. Ospite d'onore dell'evento Tommaso Stanzini, già campione italiano ed europeo di specialità, è diventato famoso per la sua partecipazione a Italia's Got Talent e nel 2020 al talent show Amici di Maria De Filippi. Sì, amato dai giovani, Tommaso Stanzani, che è stato uno degli partecipanti alla trasmissione di Amici, quindi è molto atteso da tutte le ragazzine.
Voltiamo pagina, è stato lo chef Antonio De Vincentis ad aggiudicarsi alla rassegna gastronomica Prima dei Piatti dedicata agli antipasti che si è svolta a Canosa Sannita, la vittoria. Sentiamo. Pino Finamore, sindaco di Villa Santa Maria, grande esperto del settore gastronomico, in giuria per analizzare questi 10 elaborati presenti nella prima edizione di Prima dei Primi, gara gastronomica riservata agli antipasti. Intanto, come ha trovato l'idea, come ha trovato il progetto della serata? Allora, diciamo che è stato un magnifico esperimento, se posso sintetizzare, ed è una bella idea, questa sicuramente è una tua idea, e il dover confrontarsi su prodotti che poi abbiamo degustato tutti, diciamo, di valori primari, perché vengono dalla terra, dai nostri posti, dal nostro mare. È chiaro che c'è uno squilibrio quando si fanno queste cose, perché è chiaro che noi mettiamo a confronto quelle che sono, diciamo, le nostre culture, verdure, e con il pesce, ed è chiaro che il pesce sotto questo punto di vista, se ben lavorato, può dare un vantaggio. È difficile preparare un buon piatto, un buon antipasto? Ma non è che è difficile, tutto è difficile in cucina e tutto è facile, dipende da quanto non si è bravi, da quando ci si applica. Poi c'è la possibilità oggi, con tutto quello che abbiamo a disposizione, di poter, come dire, contare su mezzi efficienti per fare degli ottimi prodotti, e poi c'è la maestria del cuoco. Ovviamente, ma in una scala di valori, che importanza riveste l'antipasto nel successo di un pranzo o di una cena che si rispetti? Ma guarda, tutti i piatti sono importanti, e anche l'antipasto ha una sua importanza. L'entrée solitamente è un piatto che deve essere degustato, che ti deve lasciare l'acquolina in bocca, e non deve essere esageratamente ampio, e anche perché apre poi gli altri piatti. Ma oggi è cambiata anche la modalità, vediamo che molte volte anche al ristorante uno mangia un antipasto e un entrée un secondo, e quindi, voglio dire, è cambiato anche il modo di mangiare di noi italiani. Però, insomma, questi cuochi questa sera ci hanno dato dimostrazione che è possibile fare di tutto. Risultato giusto, vittoria per il piatto osmosi a base di uova firmato da Antonio De Vincentis? Assolutamente sì, perché poi, insomma, se tutti siamo stati proiettati a dare qualche punto in più, la vittoria mi sembra giusta. E poi era un piatto che si discostava un po' da quelli tradizionali. E siamo alla pagina sportiva, ultima di campionato per il Teramo Calcio, che sabato pomeriggio al Bonolis ospiterà una Reggiana ancora in corsa per la promozione diretta. Il Diavolo però vuole vendicare la sonora sconfitta dell'andata e chiudere la stagione con una vittoria davanti al proprio pubblico. Ne è convinto anche Emanuele Malotti, che ascoltiamo. No, sicuramente si può sempre fare di più. In qualche occasione sono stato sfortunato, in qualche occasione potevo fare meglio, però non sto a guardare quello che non ho fatto, ma si sa, tutti sperano comunque di fare tanti gol o tanti assist. Ci sono state occasioni in cui forse all'inizio dell'anno la palla non c'entrava come prima, quindi qualche assist in più potevo averlo. Ho preso anche due pali che con un po' di fortuna potevano entrare, quindi sicuramente volevo fare qualche gol o qualche assist in più, però non ho rimpianti, sono contento anche comunque dell'apporto dato alla squadra, perché anche l'assist a Fermo, per esempio, è stato un assist che ha dato tre punti importanti per la squadra, quindi sono contento, dai. Sì, no, sicuramente la salvezza era l'obiettivo che ci siamo posti a gennaio, però io penso che comunque a volte, cioè, si guarda la prima parte di stagione male, perché comunque ci sono state le ultime quattro partite che abbiamo preso dei risultati che non ci stavano. Però secondo me all'inizio, se con la Vispesaro ad esempio facevi tre punti, si parlava di un'altra situazione. Quindi secondo me ci si focalizza sulla prima parte di stagione, perché comunque quelle quattro partite sono state disastrose. Poi sicuramente siamo stati bravi nel girone di ritorno a vincere delle partite che si potevano perdere, che sicuramente all'inizio si perdevano, ad esempio a Viterbo. Quindi no, è stata una stagione, ci siamo rimboccati le mani, perché a gennaio l'obiettivo era palese quale fosse, e siamo stati bravi a raggiungerlo.
c'è una squadra forte che deve puntare a vincere il campionato, però noi sicuramente proveremo a mettere in campo sempre le nostre forze, senza guardare se la Reggiana deve vincere o... Noi dobbiamo giocare come sappiamo e poi prendiamo quello che viene, ma sicuramente ce la metteremo tutta. Ci ricordiamo che all'andata ce ne fecero 5, ma volevano continuare a farci, non si sono mai fermati, quindi quello deve essere sicuramente uno stimolo per noi per cercare di mettergli i bastoni tra le ruote. Non sarà sicuramente facile perché la Reggiana sappiamo tutti che squadra è, però sicuramente non vogliamo fare la figura che abbiamo fatto all'andata, che è stata, ci ricordiamo tutti, disastrosa. Recupero di Serie D senza gol, finisce 0-0 al Mariani Pavone tra Pineto e Porto d'Ascoli, pari che serve a poco per la squadra di Amaulo ai fini della lotta playoff. Roberta Di Sante. Non vanno oltre lo 0-0 Pineto e Porto d'Ascoli nel recupero della 26esima giornata. Le due squadre giocano una gara accorta e avara di emozioni senza riuscire a superarsi. La novità più importante è la presenza dal primo minuto nei locali di Galeano a centrocampo, mentre tra gli ospiti in campo c'è anche l'ex Verdesi. Primo tempo alla Camomilla che si accende solo nel finale di frazione. Il Pineto tiene le fila della gara ma fatica oltremodo a trovare spazi col Porto d'Ascoli che gioca tutto sotto la linea della palla, quindi ci prova da fuori come al 19esimo quando Caprioli trova la gran botta dalla distanza che sorvola la traversa, quindi al 22esimo lo stesso Caprioli apre sulla destra per Romano, la conclusione a giro dell'attaccante che termina oltre il 7. La gara stenta a decollare e i minuti scivolano via senza particolari patemi. Brutta tegola al 39esimo per il Porto d'Ascoli che perde Battista per infortunio, sostituito da Clerici. Nel finale timide proteste biancazzurre quando Finori al 42esimo sembra recuperare un pallone oltre la propria area di competenza, ma arbitro e assistente ben appostati non sono dello stesso avviso. Proprio prima di rientrare negli spogliatoi però al 45esimo il Pineto rischia di incassare la rete ospite su contropiede. Spagna, giudicato in posizione regolare, chiama all'intervento Mercorelli, quindi Verdesi raccoglie la sfera e va ad un passo dal gol dell'ex, con Rea bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. In avvio di ripresa la risposta del Pineto che sfiora il vantaggio al 9, traversone di Della Quercia in area per la testa di Romano che scheggia la parte superiore della traversa. Romano protagonista anche al 13esimo ma come difensore aggiunto quando salva sulla linea una palla vagante in area sugli sviluppi di una punizione di Evangelisti. Pasticcia quindi il Pineto che rischia al 20esimo quando Mesisca perde un pericoloso pallone buono per Spagna che, contrastato da Pepe, perde l'attimo. La reazione alla mezz'ora occasionissima per i padroni di casa ad un passo dal gol del vantaggio. Ripartenza veloce dei biancazzurri, dialogano Barlafante e Romano ma il diagonale impreciso termina sull'esterno della rete. Risposta del Porto d'Ascoli alla prima vera sortita offensiva nel secondo tempo con il diagonale di Petrini al 36esimo, bloccato da un attento Mercorelli sul primo palo. Non succede più nulla in un match soporifero che finisce senza reti, in attesa di tornare di nuovo in campo già domenica. E sono scattati i playoff di A3 del volley con l'Abba Pineto che ieri sera si è imposto per 3-1 su Porto Maggiore. Le parole del tecnico Bertoli e del presidente Abbondanza al microfono di Sergio Zappalorto. Comincia bene, pur soffrendo come le altre dei vertici del girone bianco, un Abba Pineto che batte 3-1 in gara 1, ritorno domenica 24 in terra ferrarese, dei playoff per la promozione in A2, uno scorbutico Porto Maggiore che, in vantaggio per 1-0, cede poi, anche se a 22 due volte e 1-23, alla maggiore determinazione e qualità compresa degli abruzzesi, sulla spinta di un super link coi suoi 30 punti, 57% in attacco e 3 muri vincenti. A seguire Umberto Lincrescendo, 18 punti ed effetto carica sui compagni, bene il papà tecnico che ha azzeccato i cambi e sconfitto gli emiliani sulla scacchiera dei muri 9 contro 5, non solo, nonostante il vento ospite danese del promettente Dal, 26 punti per lui, in una serata che ha fatto registrare anche nei recuperi il 3-2 della Teatina sullo Iesi in B1 femminile e il 3-0 del Bisceglie sulla Dannunziana in B2, ecco la gioia palese di Franco Bertoli e quella esplosiva del press Guido Abbondanza. Sì, sono un nuovo inizio, sono difficile
difficili, noi chiaramente avevamo la pressione perché giocando in casa gara 1 era importantissimo vincere, portare a casa il risultato, infatti abbiamo cominciato contratti, ma a parte questo è stata una partita tiratissima, bellissima, lottata palla su palla e sono contentissimo soprattutto della mentalità, del modo in cui siamo stati in campo, comunque lottando palla su palla, alla fine siamo stati premiati. Presidente Guido Abbondanza, gara 1 è andata, non era facile, lo sapevamo, hanno sofferto tutte le altre che hanno concluso il campionato in alto, al vertice, però è stata bella la reazione della tua squadra. Sì, sapevamo benissimo che con i playoff inizia un altro campionato, questo l'abbiamo sempre detto e lo sappiamo. Poi questa partita era particolarmente delicata perché con Porto Maggiore un mese fa abbiamo perso in casa 3-0 e quindi c'era abbastanza apprensione, però sapevamo che da oggi si ripartiva da zero e sono contentissimo della reazione della mia squadra. Al di là dell'aspetto tecnico, Guido, a me è piaciuta proprio finalmente la determinazione giusta che quando affiora in questa squadra la trasforma e riesce a battere chiunque. Sì, io l'ho detto più volte, insomma questa è una squadra costruita per fare bene, adesso non voglio dire altro, ma è costruita per fare bene, quindi sono convinto che se ci sono le condizioni positive e se si combina anche la parte mentale, io credo che possiamo fare tanto. È tutto per questa edizione del TG6, l'appuntamento con la nostra informazione torna questa sera alle ore 19. Vi ricordo che i contenuti del TG sono sempre consultabili sulla pagina YouTube di TV6 e all'indirizzo www.tv6.it. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di programmi.